Salve a tutti e benvenuti in questo vlog che guido con la macchina per la prima volta con il foglio rosa. Oggi è giovedì 1 dicembre 2022 e sono le 16:43. Ho iniziato a guidare già da ieri, 30 novembre, quindi oggi è il giorno dopo guido un altro. Chi te l'ha detto? Un gatto nero. Oggi è mercoledì 30 novembre, sono le 16:34, sto guidando per la prima volta con il foglio rosa. Ecco, abbiamo messo la piedi dietro. Ok, dopo la faccio vedere qui. Porta a chiesa, però c'è di via di trans. Ok, sto guidando con il foglio rosa, andiamo per Capaccio Scalo.
Dove vuoi andare? Destra. Passa davanti. Vai a sinistra. Ecco qua, torniamo a casa, andate per capace. Allora, le guide sono andate bene, dai. Le prime guide che sto facendo con il foglio rosa stanno andando bene, devo solo concentrarmi un poco di più alla guida, allenarmi l'attenzione, vedere altre macchine, ma queste stanno andando bene. Ecco qua. La macchina da neopatentata, per prove guida con il foglio rosa. Ma vi racconto com'era la scuola guida. Il primo giorno di scuola guida è stato il 9 settembre. Poi la visita medica l'ho fatta il 16 novembre. Invece per andare a Salerno alla motorizzazione sono andato martedì 29 novembre alle 11:30. Abbiamo iniziato alle 12 e abbiamo finito all'1. Nel quiz il tempo che mi rimaneva erano 3 minuti su 20. Quindi ho fatto in 17 minuti, ho usato il tempo. Io ero convinto, cioè stavo tranquillo comunque, ero sicuro, ero tranquillo che ho fatto già migliaia di quiz a casa, a scuola guida. Sull'app Quiz Patente ho fatto 4128 quiz su 7166, il 57% l'ho completato. Poi ci saranno tanti altri che ho fatto sul computer, sul sito internet e poi a scuola guida. Ho fatto su neopatentati.it e questo è sull'app Quiz Patente su Smart. Io sono stato dal 9 settembre al 28 ottobre 2022. Quindi sono stato 2 mesi e 19 giorni a scuola guida. Martedì 29 novembre ho fatto l'esame teorico alla motorizzazione da mezzogiorno fino all'1. Perché se dura 20 minuti e non è che ci preparavamo. Quindi... Quando ho fatto l'esame pensavo che non avevo sbagliato niente. E poi ho visto un errore. Questo errore era... Quindi solo un errore, sono passato l'esame con solo un errore. Questo errore era la doppia croce di Sant'Andrea. Può essere posto con segnale con semi barriere, invece no, quello in genere senza barriere, messo vero, invece la falsa. Poi il resto gli incroci, i segnali, i cartelli stradali, le carreggiate, estensioni alternate, quello lo sapevo tutte, quindi ho sbagliato solo questo. Quindi l'esame teorico per la patente lo farò a gennaio, per metà gennaio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Grazie per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.